Salve a tutti amici, bentrovati nella rubrica di approfondimento della finanza sul web. La guerra sta dilagando in buona sostanza in tutta l'Eurasia. Se fino a poco tempo fa lo scontro che vede contrapporsi il blocco occidentale a guida americana alle potenze asiatiche, Russia e Cina, più tutta una serie di altri paesi del sud del mondo, questo scontro era limitato al conflitto in Ucraina, ora invece si sta allargando in varie altre zone dell'Eurasia, come ad esempio in Kosovo, dove nei recenti scontri sono rimasti feriti 11 soldati italiani, ma anche la Cina è entrata in una pericolosa instabilità e in uno scontro sempre più diretto con gli Stati Uniti per la questione di Taiwan, ma anche nel vicino Oriente, in Israele, si stanno riaccendendo i mai sopiti fuochi della guerra tra israeliani ed arabi. Nel frattempo il sistema di potere che governa, le elite di potere che governano l'Occidente sono impegnate in uno scontro non soltanto con l'esterno, ma anche con l'interno, con la dissidenza. Questo avviene sia dal punto di vista mediatico, con il tentativo di imbavagliare, di chiudere la bocca a coloro che dissentono, sia dal punto di vista delle libertà individuali che si vogliono cancellare, che si vogliono limitare con la scusa della lotta ai cambiamenti climatici. Mentre la precedente fase di cancellazione delle libertà costituzionali e delle libertà individuali, giustificata con la presunta tutela della salute pubblica, sta mostrando la sua vera natura, in particolare gli effetti dei sieri che sono stati inoculati a milioni di cittadini iniziano ad essere non più negabili, e questo è un ulteriore elemento per il quale appunto il sistema cerca di innescare una censura e limitare la possibilità dei cittadini di agire, di spostarsi e di avere accesso alle loro libertà fondamentali. Ne parliamo subito. Io sono Arnaldo Vitangeli e questa è 7+. Dunque, la guerra ha iniziato a migrare dall'Ucraina a varie altre zone dell'Eurasia, per ora in maniera sostanzialmente informale, in particolare in Kosovo, dove negli scontri dei giorni scorsi sono rimasti feriti 11 uomini dell'esercito italiano che sono presenti lì come forza di peacekeeping, come si dice, cioè come forza di pace. È il primo caso in cui in questa fase di scontro militari italiani sono direttamente coinvolti. Che cosa è successo in Kosovo? Per comprenderlo è essenziale capire quello che è successo nella fase precedente. In questo senso è molto, molto utile leggere l'intervista che sull'antidiplomatico è apparsa al generale Mini. In estrema sintesi, quello che molti non sanno, che le opinioni pubbliche non sanno, è che la presenza delle forze NATO e ONU in Kosovo, tra cui appunto i militari italiani, è stata consentita dalla risoluzione 1244 dell'ONU. Quando la Jugoslavia, l'ex Jugoslavia, si è dissolta, gli scontri etnici hanno iniziato a esplodere, e in particolare serbi e albanesi se le stavano dando di santa ragione. A questo punto l'ONU ha varato una risoluzione che tentava di bloccare lo spargimento di sangue. L'esercito serbo si è ritirato da quei territori senza combattere proprio in osservanza di questa risoluzione, che prevedeva l'invio di una forza internazionale ONU e NATO di peacekeeping, ma al tempo stesso stabiliva che la sovranità di quei territori sarebbe stata decisa successivamente da trattative tra le due parti, cioè tra i serbi, tra la Serbia e tra gli albanesi. Invece poi l'Occidente ha avallato la dichiarazione di indipendenza unilaterale che
il Kosovo ha fatto in contrasto con la stessa risoluzione che appunto autorizzava la presenza delle truppe internazionali. Ovviamente questa dichiarazione unilaterale di indipendenza non è stata accettata da tutti al di fuori dell'Occidente, in particolare ovviamente la Serbia ha detto di no, ma anche altri importantissimi paesi come la Russia e Cina non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Oltretutto, la risoluzione 1244 prevedeva che il Kosovo non si armasse, perché la sicurezza appunto di quei territori doveva essere garantita dalle forze internazionali. Invece le truppe della NATO, l'Occidente, ha non solo consentito, ma anche agevolato, anche spinto per la militarizzazione delle forze albanesi e ovviamente appunto ha attribuito l'indipendenza, ha riconosciuto l'indipendenza che andava contro la risoluzione in questione. I recenti scontri etnici hanno visto i militari italiani in prima linea. Perché sono stati messi in prima linea e quindi ci sono stati tutti questi feriti? Perché le truppe italiane sono molto apprezzate, molto rispettate sia dagli albanesi che dai serbi, proprio per il fatto che fino ad oggi hanno fatto quello che erano chiamati a fare, cioè hanno mantenuto una neutralità, hanno protetto la popolazione senza però schierarsi come truppe alleate di una o dell'altra parte, nella fattispecie degli albanesi. Con la trasformazione dello scenario internazionale, quindi con lo scoppio di quella che fondamentalmente è una sorta di guerra mondiale, anche il Kosovo, anche in Kosovo gli scontri si sono riaccesi e le truppe della NATO si sono trasformate in buona sostanza in un esercito alleato con una delle parti invece che come una forza di interposizione votata a mantenere la sicurezza. Questo vuol dire che laddove i serbi continuassero queste manifestazioni, continuassero gli scontri per rivendicare la propria indipendenza, la propria sovranità che è stata messa in discussione anche da una serie di provocatorie leggi sulle targhe o su altre questioni che puntano appunto a cancellare i diritti della minoranza serba, laddove questo scenario dovesse incendiarsi, le truppe italiane si trasformerebbero automaticamente, visto che sono a ricasco della NATO, da forza di interposizione a forza di combattimento alleata con una parte, quindi sarebbero coinvolte in uno scontro diretto. Naturalmente, per ora questo scenario ancora non si è verificato, ma sta di fatto che il ruolo di peacekeeping, quindi di parte terza neutrale, è assolutamente inesistente. Il Kosovo è in buona sostanza una grande base americana, mentre i serbi hanno ancora un rapporto molto stretto con i russi e quindi la probabilità, la possibilità che questi scontri degenerino in una guerra aperta, un po' appunto sullo schema dell'Ucraina, diventa tragicamente concreta e l'aspetto ancora più drammatico è che i militari italiani sono nel mezzo di questo scontro, ma sono embedded, per usare un termine anglosassone, cioè sono da una parte come forza non neutrale, ma come forza di combattimento. Ma non c'è soltanto il Kosovo, perché l'altro scenario che sta diventando pericolosamente incandescente è quello cinese. Il ministro della difesa cinese ha recentemente fatto una dichiarazione molto 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 esplicita. Ha detto, ha rivendicato la sovranità che la Cina ha anche de jure, cioè in base al diritto internazionale, su Taiwan, affermando che loro vogliono una riunificazione pacifica, ma che laddove si tentasse di strappare Taiwan alla Cina, dividere Taiwan dalla Cina, l'esercito popolare cinese non avrebbe esitazioni a reagire, non avrebbe paura del nemico e difenderebbe con tutti i suoi mezzi la sovranità appunto sull'isola
di Taiwan. E proprio in questi giorni c'è stato una sorta di pericolosissimo avvicinamento, quasi uno scontro tra una nave della Marina cinese e una di quella statunitense proprio nello stretto di Taiwan. E tra le altre cose va sottolineato come per bocca degli stessi americani la Marina cinese dispone oggi di armamenti che sono addirittura superiori da un punto di vista tecnologico a quelli americani, quindi il rischio di uno scontro tra gli Stati Uniti e la Cina o tra gli Stati Uniti e la NATO, cioè, voglio dire tra la NATO e la Cina all'interno dello stretto di Taiwan è un ulteriore pericolo di escalation, come l'escalation si è avuta sul fronte principale, cioè quello ucraino, nel territorio russo, cioè la guerra si è spostata all'interno dei confini di Mosca, anche di questo vi abbiamo parlato. Oggi i giornali americani ammettono in maniera esplicita che i gruppi armati che stanno attaccando alcune zone di confine nella Russia utilizzano armamenti e sono guidati dall'intelligence di paesi NATO. Quindi questa è una diretta aggressione della NATO allo stesso territorio della Federazione Russa, che aumenta esponenzialmente il livello di pericolo. Perché questo sta succedendo? Perché il tentativo di sconfiggere la Russia all'interno del recinto dell'Ucraina è fallito e quindi quello che l'Occidente sta tentando di fare, la NATO sta tentando di fare, è colpire all'interno della Russia. Questo per due ragioni. Da un lato, ragioni interne, cioè mostrare alle opinioni pubbliche occidentali che Putin è in difficoltà. Dall'altro, per cercare di aizzare l'opposizione interna contro il governo russo e quindi creare un fronte interno che indebolisca la posizione di Mosca. La risposta di Putin è stata estremamente esplicita, ha affermato infatti che si deve evitare con ogni mezzo l'instabilità, la creazione di un fronte interno alla Russia e questo vuol dire da un lato un controllo più ferreo all'interno del paese, ma dall'altro anche una risposta più dura all'esterno. Tutto questo crea un contesto in cui su tanti aspetti, su tanti punti e in tante differenti aree, la possibilità del dilagare di uno scontro si fa sempre più concreta. Tra le altre cose, il rischio di riaccendersi della guerra riguarda anche il vicino Oriente. Nei giorni scorsi ci sono stati tre morti e alcuni feriti tra l'esercito israeliano all'interno di un checkpoint alla frontiera con l'Egitto. Le cose però ora appaiono un po' diverse da come erano state presentate all'inizio. Infatti, il militare egiziano che ha aperto il fuoco contro i soldati israeliani sarebbe entrato all'inseguimento di un contrabbandiere di droga e secondo quello che affermano gli egiziani, Israele ha ammesso che vicino ai soldati morti c'erano un'auto con un grande quantitativo di stupefacenti e 1 milione di dollari in contanti. Quindi il possibile scenario è quello dell'inseguimento di narcotrafficanti che appunto attraversavano la frontiera tra due paesi e in seguito a questo inseguimento c'è stato uno scontro a fuoco che ha visto la morte dei soldati israeliani ma anche del soldato egiziano. Ma al di là di questo episodio ancora abbastanza oscuro, l'elemento particolarmente significativo su quel fronte
è la creazione di un'alleanza militare marittima tra una serie di paesi che fino ad ora erano nemici tra di loro, cioè l'Iran, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l'Oman. Cioè in sostanza tutta una serie di paesi del Golfo, finora rivali, si uniscono contro una minaccia comune. Ovviamente anche questo rientra nello scontro globale in atto, però in questo caso l'alleato della NATO che rappresenta il nemico è evidentemente Israele, che vede come fumo negli occhi l'unione di grandi e forti paesi, anche da un punto di vista militare, in particolare l'Iran, ma anche l'Arabia Saudita, che anziché essere divisi e in guerra l'uno con l'altro, come Tel Aviv ha sempre cercato di fare, come Tel Aviv ha sempre cercato di spingere questi paesi a uno scontro, invece un'alleanza anche di natura militare tra queste nazioni mette una forte pressione a Israele che, ricordiamolo, anche se non lo dichiara, è una potenza nucleare, e dispone di almeno 100 testate nucleari. Dicevamo però che il blocco occidentale, o meglio le elite che governano l'Occidente contro i loro stessi popoli, oltre al fronte esterno, hanno anche un fronte interno, e cioè la repressione della dissidenza, che però tuttavia continua ad aumentare, non soltanto sulla guerra. La guerra è sicuramente un elemento centrale, per esempio in Italia la grande maggioranza della popolazione è contraria alla partecipazione del nostro paese in questo scontro e quindi a fornire armi, mezzi e supporto all'Ucraina di Zelensky, ma non siamo i soli. In Germania, per esempio, Alternative for Deutschland, il partito cosiddetto di estrema destra, vicino a posizioni putiniane, cioè che guarda con simpatia alla Russia, avrebbe raggiunto niente meno che il 19%, cioè secondo i sondaggi si trova al livello più alto di sempre, mentre il cancelliere Olaf Scholz, pecoronato a Washington e alla NATO, viene contestato e fischiato ovunque si reca. Risposta delle tecnocrazie di Bruxelles all'aumento della parte della popolazione contraria alle decisioni che vengono prese da Washington o dalla BCE sulle loro teste, per correre ai ripari sta cercando di limitare in maniera fortissima la libertà di informazione, mascherando questa cosa come guerra alle fake news, e bisogna considerare che per fake news si intendono tutte quelle notizie che contraddicono la visione ufficiale, la versione del potere dei fatti, o tutte quelle opinioni che vanno in contrasto con i desideri delle elite globaliste, sia che si tratti di guerra, sia che si tratti di politiche sanitarie, sia che si tratti in generale di tutto quello che è l'Agenda 2030. Questo tentativo è tanto più urgente perché tutta una serie di verità scomode che contraddicono la narrazione del potere stanno emergendo in maniera non più negabile, in particolare
sugli effetti dei sieri che sono stati imposti a tutte le popolazioni occidentali e buona parte della popolazione mondiale. C'è stato, come afferma l'Istituto di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, un aumento dei casi di tumore che hanno raggiunto un numero di 14.000 unità superiori rispetto a 2 anni fa. Ma nonostante se si leggono i media mainstream, gli scienziati si domandano qual è la ragione di questo aumento, studi ufficiali affermano che l'utilizzo ripetuto di vaccini mRNA non solo creano la possibilità di continui contagi per quello che riguarda in particolare il Covid, in quanto indeboliscono, neutralizzano il sistema immunitario, ma creano anche le condizioni per l'aumento di tumori. Si tratta appunto di studi ufficiali di importanti istituti, tra l'altro americani. Per cercare di frenare questo aumento della coscienza collettiva e quindi questa contrapposizione rispetto ai piani delle elite, oltre alla censura, si punta anche alla cancellazione delle libertà individuali. In particolare, per quanto riguarda la fase passata, questo avveniva sulla base di una presunta emergenza sanitaria. Nella fase attualmente allo studio si tratta invece della presunta emergenza climatica. In questo periodo a Milano è stata lanciata la cosiddetta città dei 15 minuti, che consiste in buona sostanza nel dividere le nostre città in zone in cui con 15 minuti a piedi si possono raggiungere diciamo tutti i servizi essenziali, cioè i negozi, le banche, la posta, eccetera. Ma contestualmente appunto gli elaboratori di questa bella pensata, oltre a dire che il primo punto è quello di rendere desiderabile questo obbrobrio, cioè di far credere ai cittadini che questo per loro sia un vantaggio, ma in realtà puntano non soltanto a eliminare le auto private con la scusa dell'auto elettrica, del riscaldamento globale, eccetera, ma a diminuire anche il trasporto pubblico. Persino i voli low cost che sono accusati di inquinare, quindi di creare una sorta di prigioni in cui, molto ampie ovviamente, in cui tu puoi camminare per 15 minuti, quindi in cui hai il tuo spazio di aria, da cui però non devi uscire se non con un permesso. Questo però potrebbe creare una sorta di comunità, cioè queste piccole enclave rischiano di trasformarsi in comunità coese e quindi consapevoli e quindi in grado di resistere. Per evitare questo problema si punta anche esplicitamente, lo affermano, a cancellare la proprietà privata delle case in queste enclave e a favorire una costante mobilità, dicendo che a rendere vive queste realtà sarà il fatto che gente arriverà, gente andrà via, quindi in buona sostanza verranno anche spostati i prigionieri di questi Bantustan in maniera tale che non si creino rapporti troppo stretti. Se ci aggiungiamo anche l'immigrazione di massa e quindi la frammentazione etnica, si ha un quadro in cui il potere può sperare che non si generi una solidarietà orizzontale, non si creino comunità consapevoli e che, come appunto ci dicevano a Davos, la gente non possieda nulla, non abbia nessun diritto, non abbia nessuna libertà, ma sia felice. Su tutti i primi aspetti saremo pronti a metterci la firma, sull'ultimo qualche dubbio lo abbiamo. Bene, era l'ultima notizia per questa settimana. Io vi ringrazio, vi ricordo che se volete contribuire alla vita del canale, in descrizione ci sono tutti i link e vi lascio con l'ultimo pezzo
del mio amico Rocco, che parla proprio di questo e che io trovo veramente irresistibile, quindi ascoltatelo. Questa transizione ecologica sa di transazione economica. Il potere inquina le menti, ti col pretesto degli inquinamenti, di classe A più 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 più. Il mondo non mi piace più più più. Il disco rotto to 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 to. Abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità per troppo. Te lo fanno vedere nel monitor, fanno sì che ti serva da monito. L'auto elettrica è molto ecologica, è automatica, è un fatto di logica. Perché usare una bibita alcolica se puoi usare una batteria solida? Tra 10 anni la devi cambiare, non sai dove la devi buttare. Non temere, non dire, non fare, non ti disperare, c'è spazio nel mare. Abbi fede in ciò che non si vede, la scienza con l'H poi vede e provvede. Questa transizione ecologica sa di transazione economica. Il potere inquina le menti, ti col pretesto degli inquinamenti, ti classe A più 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 più. Il mondo non mi piace più più più. Il disco rotto to 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 to. Abbiamo vissuto sopra la possibilità per troppo. Basta usare quintali di carta, basta questa violenza di Sparta contro gli alberi dell'Amazzonia, quando esiste per tutto Amazzonia. Che se invece di scrivere lettere mandi mail o messaggi nell'etere, stiamo usando solo un po' di internet. Secondo uno studio della Royal Society, le tecnologie digitali contribuiscono fino al 6% delle emissioni globali. Si prevede che toccheranno l'8,5% nel 2025. Come dice Don Cucuzzo, digitalizziamo sta minchia. Desolante la vostra acquiescenza mentre esclamate acquiescenza tra inquinamento della terra e inquinamento delle prove. Non so se peggio l'effetto serra o la truffa dell'89. Potrei pure dirmi che mi sbaglio, potrei pure dirmi che è un abbaglio, potrei pure mettermi il bavaglio, ma sta fupa è vuota come una scultura di Gargaglio. Questa transizione ecologica sa di transazione economica. Il potere inquina le menti, ti col pretesto degli inquinamenti, ti classe A più 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 più. Il mondo non mi piace più più più. Il disco rotto to 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 to. Questa transizione ecologica sa di transazione economica. Il potere inquina le menti, ti col pretesto degli inquinamenti, ti classe A più 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 più. Il mondo non mi piace più più più. Il disco rotto to 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 to. Abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità per troppo.